Accademia del Musical BMA di Giarre, in collaborazione con il Pala Giarre e con il patrocinio dell'amministrazione comunale, porterà in scena sabato 9 luglio alle 20:30 al Pala Giarre, con ingresso gratuito, Matilde, sei un mito, il musical. Gli allievi performer dell'Accademia Giarrese debutteranno per la prima volta in uno dei musical spiritosi, riadattando la storia di una bambina di 5 anni, Matilda, assidua lettrice dall'incredibile quoziente intellettivo, ma con degli squalli di genitori e una severa direttrice della scuola. Una storia accattivante per bambini e adulti che narra di una crescita, quella di Matilda, assieme ad altri bambini. Anima e cuore pulsante di questo lavoro, Giusy Messina, che ne ha curato le coreografie. La regia è firmata da Giuseppe Caudullo. Nel cast figura tra gli altri Rory Di Benedetto, autore di alcuni testi delle canzoni di Lorenzo Fragola e Marco Mengoni. E noi invece siamo qui con le telecamere di Sesta Rete per il TG dello Ionio e stiamo assistendo a quelle che sono le prove, il work in progress di questo Matilda, sei un mito, che andrà in scena proprio il 9 luglio, sabato 9 luglio, all'interno del Pala Giarre con ingresso gratuito. I protagonisti saranno gli allievi performer della BMA di Giarre che faranno rivivere un'emozionante storia, la vera storia di Matilda, tratta liberamente tratta dalla storia Matilda, sei un mito che sicuramente ricorderà, riporterà in auge questa bambina super dotata, intelligentissima, però ostacolata da una società che non crede in lei. Siamo insieme alla coreografa ufficiale Giusy Messina. Giusy Messina, la coreografa, un'impresa titanica, avere a che fare con tanti ragazzi di età diversa per abituarli a portare in scena questo grande musical. Matilda, sei un mito. Un mito, sì. E allora, tutta la nostra scuola, quindi tutti i bambini, i grandi, anche gli adulti della nostra scuola sono stati coinvolti in questa impresa, in questo musical. Durante l'anno i nostri allievi sono sempre abituati ad andare in scena con spettacoli di vario tipo, sia musical, Broadway che musicale o solo attoriale. In questo caso abbiamo scelto come spettacolo di fine anno una vera e propria esempio, un vero e proprio esempio di Broadway musical, ma tradotto quasi interamente in italiano. È uno spettacolo abbastanza difficile perché coinvolge tutti i bambini come veri protagonisti, perché Matilda appunto va a scuola e viene circondata da questi bambini che a fine musical decidono di, insomma, cominciare a ribellarsi un po' alla preside famosissima che tutti conosciamo del film, che è stata diciamo un po' un incubo per tutti i bambini da piccoli, il Miss Trinciabue. Noi adesso vi presentiamo la piccola Matilda. Eccola qua. Allora, tu sei? Matilda. Sì, ma di nome sei. Ormai, come si dice, è entrata bene nella parte. Come ti chiami? Rebecca. Rebecca come? Rebecca Manrique. E quanti anni hai? 10. E allora, ti piace interpretare Matilda? Ti senti un po' Matilda? Sì. Sì, sei come lei? Diciamo. Bene, lo scopriranno i nostri amici che verranno ad ammirare questo importante show che andrà in onda, appunto, e in scena sabato, ok? Vuoi invitarli tu, come Matilda? Venite tutti. Tra i protagonisti, d'eccezione di questo cast di Matilda, sei un mito, anche Rory Di Benedetto, autore di Fragola e soprattutto autore di Marco Mengoni, ma adesso veste i panni del papà di Matilda in scena. Salve, ciao a tutti. Ho notato che mi hai riconosciuto allora. Sì, malgrado. Ma perché io già mi sento in scena? Aspetta che torno me stesso. Ecco, adesso Rory, possiamo. Ciao finalmente. a tutti, ciao. E allora, questo ruolo un po' particolare, il papà di Matilda sarà interpretato da te accanto alla bravissima Giusy Messina in questo contesto corale di ragazzi della BMA. Sì, non è la prima volta che collaboro con la BMA, abbiamo fatto già insieme anche Hairspray e ogni volta che Giuseppe chiama è un sì, perché vedere i bambini già così piccoli di tutte le età che hanno questa grande passione, cosa c'è di meglio per chi già lavora poi nella musica? Svegliamo anche parte della scenografia originale, come teneva a sottolineare il direttore artistico della BMA, nonché regista del musical Giuseppe Caudullo. Arduo compito, dicevo, quello della regia di questo spettacolo che è liberamente tratto da questo grande successo che parte da un libro dagli anni 60 fino alla realizzazione a Broadway. Noi abbiamo fatto un liberamente tratto di questo meraviglioso lavoro che è Matilda, che prende un po' tutte le generazioni, un po' dalla nostra.
nostra dagli anni 60 in su. Io non faccio parte della generazione degli anni 60, però devo dire che è appassionato e avvicinato veramente tante persone che si riconoscono in questa storia fantastica di questa bambina attraverso le sue avventure, attraverso questo meraviglioso mondo del leggere i libri e sfatare un pochettino quelli che sono i soprusi subiti dai grandi, un po' quello che succede anche oggi come oggi, ai nostri giorni, un modo di attualizzare il modo di avvicinarsi ai sogni, aggrapparsi ai sogni e riuscire a superare quelli che sono gli ostacoli della vita, perché un sogno è sempre un sogno, in ogni tempo, in qualsiasi circostanza, a qualunque età. Noi diciamo sempre questo, e questo è anche il motto di questo meraviglioso lavoro che vede in scena 60 ragazzi di svariate età, dai più piccoli ai più grandi, dove per la prima volta i veri protagonisti sono i piccoli, perché è una storia fantastica proprio che tratta il mondo dei bambini. Quindi veniteci a vedere e così riuscirete a farvi sommergere in questo meraviglioso mondo di Matilda, Sei un mito, il musical.